Si era detto che per Pasqua la pista ciclabile sarebbe stata asfaltata, il tratto di Lungomare riaperto a Roseto, obiettivo raggiunto nonostante il maltempo dei giorni scorsi. Sì, nonostante il maltempo abbiamo centrato anche questo obiettivo, riconsegnare parzialmente un tratto di ciclabile alla città e così faremo già dal, da domani, al massimo dopodomani. Eh, dopodiché ci sposteremo negli altri tratti oggetto di, di lavorazione, quindi il tratto a sud zona Porto e eh, il tratto eh, a nord eh, della riserva, quindi Lido d'Abruzzo e Mazzarosa. Andiamo avanti spediti perché eh, vogliamo eh, far sì che la ciclabile venga riconsegnata alla città per l'estate. Ecco una stagione estiva che inizia a bussare nonostante le temperature siano ancora un po' fredde però siamo ormai a circa un mese e mezzo così dall'arrivo dei primi turisti. Sì ormai ci siamo e quindi noi cerchiamo di far trovare la città pronta ad accogliere come ogni anno i turisti che sceglieranno di passare le, nostre, le vacanze qui a Roseto. Ecco, ci sono state polemiche da parte di alcuni ristoratori, da parte di alcuni commercianti, perché volevano insomma, che i lavori terminassero prima. Eh, purtroppo eh, noi abbiamo cercato di limitare al minimo i disagi. Purtroppo era da mettere in conto che qualche disagio ci poteva essere, però abbiamo cercato di creare una viabilità alternativa sul lungomare per lasciare dei parcheggi proprio davanti a queste attività per, ripeto, limitare al minimo i disagi. Purtroppo mh, dobbiamo capire che c'è stato un cantiere per la realizzazione di un'importante opera come quella della ciclabile.